San Paolo cadde sulla via di Damasco. Lui cadde davanti alla redazione di un giornale, ancora liceale, decise di rinunciare a tutto per fare il giornalista. Incontentabile, non ha fatto differenza tra fare strada e costruire strade. Oltre a dirigere un giornale, inventare trasmissioni radiofoniche, dirigere teatri, ha anche creato nuovi standard e nuovi modi di fare televisione. Un uomo con i baffi. Benvenuto a Faccia Maurizio Costanzo. Bene, bravo, no, nessuno mi aveva detto San Paolo, la cosa del paragone. Beh, è bella questa cosa. Ah, dicevo, all'inizio ho detto, dove andrà a parare? Bravo Alessio, è andato a... grazie. Troppo buono. Mi racconta la sua caduta non sulla via di Damasco, ma sulla via del giornalismo. Ah, ma sai, io c'avevo 11 anni, 12 anni, così, e scrivevo a mano, su un foglio protocollo, un giornaletto che poi era il risultato di una gara fatta con le lattine, i tappini. Un mio amico ed io facevamo un giro d'Italia con queste lattine, io ero per Bartali, lui era per Coppi, e io poi alla fine facevo la radiocronaca scritta, insomma la cronaca, su questo giornale. Al liceo, al quinto ginnasio, ho fatto un giornale che si chiamava L'Araldo, e lo facemmo persino stampare, pensavo. E quando mi dice che vuoi fare grande, vuoi fare giornalista. Io vengo, sono figlio unico, mio padre era impiegato dello Stato, mia madre era una casalinga che aveva lavorato, ma insomma, proprio agli inizi. Quando sono nato io, l'anno dopo è scoppiata la Seconda Guerra Mondiale, quindi mi sono fatto la guerra e il dopoguerra, quindi. E quindi sentir dire che volevo fare il giornalista, sono stati bravi, i miei genitori non mi hanno ricoverato, però sembrava una cosa un po' da pazzo. Io ero un anno avanti a scuola, presa la maturità classica, quindi 17 anni e qualche mese, andai a fare il volontario a Paese Sera e quindi si cominciò a concretare questa follia, perché insomma era solo una cosa folle. Tant'è vero, quando qualche anno fa presi a Milano una laurea honoris causa, dopo aver insegnato per 17 anni alla Sapienza a Scienze della Comunicazione, dedicai ai miei genitori scomparsi ormai da molto tempo la laurea honoris causa, perché era merito loro se io ero riuscito a fare giornalista, perché loro mi hanno consentito a 17 anni e mezzo di fare un lavoro che sembrava, in quell'epoca, in quegli anni, si diceva che di notte giravano le puttane e i giornalisti. E quindi non è che i miei erano proprio felici, però furono lieti, forse anche che il figlio non era una puttana. Insomma, già fra le due cose ha scelto di fare giornalista. Il male minore. Lei in questi anni ha dato tantissimo, dicevamo, alla radio, alla televisione, al teatro, al giornalismo. Il massimo lo ha costruito in televisione, da Bontalloro al Maurizio Costanzo Show, passando per l'Acquario. Lei ha intervistato generazioni di politici. Con il passaggio dalla paleotelevisione alla neotelevisione è cambiato anche il linguaggio dei politici. La sostanza dei politici è cambiata? No, ma no. Guardi, paleo o neo, il problema, le interviste sono sempre la stessa cosa. Bisogna saperle fare. Per fare un'intervista a una persona bisogna avere reale curiosità nei confronti di quella persona. Fare un'intervista come fare è come sta in ascensore, cioè che piano va al settimo, ha messo a freddo e sì, non si capisce più niente, finito. Non è un'intervista. L'intervista è curiosità nei confronti della persona. No, io credo che il linguaggio dei politici sostanzialmente non sia cambiato. C'è un po' più di presunzione perché sono adesso convinti di taluni, i meno intelligenti, di saper fare televisione, e se ne accorgi, sono quelli che guardano la telecamera. E io ho sempre detto, chi guarda la telecamera è un piazzista, perché se tu stai parlando, stiamo parlando, io probabilmente dico, perché ricordate, sono un piazzista, e quindi lì sbagliano i politici. La telecamera fa il suo mestiere di riprendere
Ma mentre io parlo a lei, che rispondo a lei, lei parla a me. In una televisione nella quale ha assunto un ruolo l'interruttore, cioè colui il quale interrompe il discorso dell'avversario per fargli perdere il filo, per innervosirlo, dirottare l'attenzione del telespettatore, nella quale scompare in molti casi addirittura il moderatore sostituito dallo stimolatore di scontri. Lei si trova ancora a suo agio? No, però quello che lei dice, se io vado a fare l'ospite è un discorso. Se io conduco, conduco, non è che lo faccio condurre un altro, anche allo stimolatore. Lo stimolatore si tacita o si sfrutta. Vuol dire, lo stimolatore, se lo guidi te in qualche maniera senza che lui se ne accorga, ti è utile, ti può essere un vantaggio. Non si deve mai pensare che una conduzione la fa o il pubblico o un altro degli ospiti. O la fai te o vattene a casa. Quanto della televisione di oggi, nel bene e nel male, è frutto del lavoro di Maurizio Costanzo? Ha qualche rimorso di coscienza? No. Lei forse allude a Sgarbi, ma invece no. Io trovo che Sgarbi sia una persona molto intelligente. Non ho mai visto nessuno parlare di quadri con la competenza, la sapienza, la capacità di insegnare cosa si legge in un quadro come lui. Se non fosse uscito da me sarebbe uscito da un'altra parte. No, io non mi pento di nessuno. Sono felice di Enzo Iacchetti, di Giobbe Covatta, di quelli che hanno fatto carriera, ma hanno fatto carriera perché erano bravi. Io gli ho solo dato la possibilità di far vedere che erano bravi. Però se io vado a vedere l'elenco, lei ha lanciato personaggi come Paolo Villaggio, Vittorio Sgarbi, attori come Nick Novecento, Valerio Mastandrea, Ricky Memphis, autori come Daniele Luttazzi, Alessandro Bergonzoni, cabarettisti come Giobbe Covatta, Enzo Iacchetti, Dario Vergassola, Stefano Nosei, Gioele Dix, cioè non... Tutti veri, tranne che Daniele Luttazzi ne ha avuto solo due volte da me, non piglio meriti, è intelligente e bravo, ma non si è fatto da me, gli altri più o meno sì. Aggiornato l'elenco, però lei mi deve dire come si riconosce un talento, perché questi li ha riconosciuti tutti quanti e altri Guardi, invece non li avevano visti. Non lo so come si riconosce, io dico quello che, come mi sono comportato, mi comporto io. Se mi diverte e c'è un pubblico poco tanto presente che reagisce, io lo comincio a guardare con attenzione. La domanda subito dopo da farsi è: ma c'ha repertorio? Perché molti bravi che io ho avuto sono poi finiti perché non avevano repertorio. Uno degli ultimi che lei non ha messo in elenco, che per me è Massimo Bagnato, Simo Gente, Le Foglie, eccetera, aveva un grande repertorio e poi mi divertiva. Cioè a me se mi diverte quando lo vedo la prima volta in scena, allora mi incuriosisco di più e poi voglio vedere come reagisce con il pubblico, perché poi il pubblico conta. E vogliamo dirci che ci sono meno talenti in giro, meno... Io sto facendo parte il 12 novembre un programma per Rai 1 insieme a Enrico Vaime, la notte del sabato, mezzanotte e mezzo, che si chiama Di che talento sei? Facciamo vedere un talento sordi. Poi un talento di oggi, diciamo, Massimo Bagnato, che però lì dal vivo, e un giovanissimo che ha risposto al sito Rai www.novitalentirai.rai.it, che fa una cosa meritoria da questo punto di vista. Certo, sti ragazzi, ma ammesso che se ne trovino di bravi, poi andrebbero aiutati, cioè strutturati in qualche maniera. Io, Covatta, credo che sia venuto al Costanzo Show 220 volte, e si è fatto le ossa, oltre al repertorio, si è fatto le ossa, quindi questo conta. Lei di fatto ha creato quasi un modello, un sistema per riconoscere i talenti e per lanciarli. Quanti di questi talenti poi gliene hanno dato atto e le sono stati grati? O la gratitudine nello spettacolo non esiste? Non me ne importa niente, sicuramente Giobbe Covatta ed Enzo Iacchetti hanno con me un rapporto parentale quasi. Mi basta e mi avanza, io non mi aspetto niente.
Il sipario sul Maurizio Costanzo Show, perché la gente non aveva più voglia di ascoltare cose sulle quali riflettere? No, ero io. Perché? Dopo quasi 25 anni forse non hai più voglia. Due, non mi piaceva che nello stesso orario mio, in altre reti, mettessero roba di ragazzotte spogliate che passavano, eccetera, che diventava un danno concorrenziale, cioè non un altro talk che andava bene. Poi perché secondo me, io ho fatto tutto quello che potevo fare con Costanzo Show. Se devo essere sincero, l'esperienza mia mi fa piacere, la ripenso con piacere, non ne ho nostalgia, cioè nel senso che dopo 25 anni può mancare un telespettatore, però quello che doveva fare l'ha fatto, ha vissuto la storia di quegli anni. Erano anni che ancora non c'era il web, ancora non c'era internet, era diverso il rapporto fra una televisione e una platea. Si dice che la televisione cambia e che sia lo specchio dei tempi. In realtà poi Enrico Mentana va alla 7 a dirigere il telegiornale e lo porta ad ascolti incredibili fino a poco tempo prima, di fatto tornando all'antico, togliendo le rubriche e rimettendo le notizie. Di fatto allora non ci si inventa nulla in televisione? È il modo, forse non ci si inventa nulla, non lo so, ma è il modo. Allora io dico, e dicevo sempre, la televisione è una, c'è chi la fa bene e chi la fa male. Enrico Mentana la sa fare, ci mette la faccia, quando lui fa il telegiornale e lo conduce va a 12. È come ieri, parlo ieri, era venerdì, noi stiamo registrando questa cosa di sabato, e ha fatto il 12, che fare 12 su A7 vuol dire 3 milioni e spicci di telespettatori. Se lui non fa il telegiornale, lo fanno ancorché altri bravi giornalisti, fa meno. Perché? Perché Mentana, il pubblico gli riconosce l'impegno in prima persona, no? Nel fare questo. Le notizie sono sempre quelle, bisognerebbe darle sempre, e Mentana le dà, non tutti le danno. Solo il 7% del pubblico si ferma a guardare una trasmissione in base al contenuto. Solo il 7% dell'attenzione è legato alla parola. Dove sta andando la televisione di oggi? Sta andando a un massimo di interattività, perché ormai il pubblico, grazie a internet, è protagonista. Sempre più ha voglia di esserlo in televisione. Io spingo sempre gli ingegneri a inventarsi tecnologie per le persone anziane, perché come la vita media si è allungata, quindi è necessario che anche le persone anziane sappiano, che ne so, premendo un tasto, di poter vedere in televisione, canzonissima contestualizzata a quegli anni, per esempio. No? Perché ormai è sempre più interattiva la televisione, ecco che il contenuto che lei dice, però vede, quando Michele Santoro, sapientemente lanciando il programma, fa Sky TG24, poi fa una serie di televisioni digitali terrestri locali, Telenorba e tante altre, Telelombardia, eccetera, più web, Corriere.it, Repubblica.it, Ilfatto.it, viaggia intorno ai 3 milioni. Intorno globalmente a uno share del 12, è clamoroso un'operazione del genere, perché è la prima volta che scardini dei binari, metti tutti insieme. Quando hanno fatto tramite Facebook la prima domanda, hanno risposto in 48.000, e 48.000 su 48.000, ecco, questo voglio dire. Ma perché? Perché era non più dentro i binari, tutti insieme la multipiattaforma. Caro Alessio, si va verso una multipiattaforma, io la condivido totalmente. La RAI non a caso ha affidato a lei il compito di studiare le trasmissioni che si vedono in giro nel mondo e di valutare la possibilità di ricavarne nuovi format nella nostra vita. Quando io non ho mai saputo, chi ha detto? Non è vero. Non è possibile. Giuro. Ma magari avrei accettato volentieri, giuro di no. Notizia falsa, gliene do atto.
Montanelli diceva di avere conosciuto due Silvio Berlusconi, l'imprenditore brillante delle intuizioni geniali, poi il politico del quale aveva un giudizio meno lusinghiero. Lei quanti Berlusconi ha conosciuto? Tutti e due. Gli stessi di Montanelli? Beh sì, perché io ho conosciuto tanto il Berlusconi editore ed è stato un grande editore televisivo. Ho conosciuto perché stavo lì quando è sceso in campo. Io gli ho detto quando è sceso in campo non ti andrò mai contro, ma non ti voterò mai, e così ho fatto. Tra l'altro le leggende raccontano di una specie di tavola rotonda che circondava il re Artù ad Arcore e tra i consiglieri più ascoltati c'era anche Maurizio Costanzo con Mentana, con Fallonieri, Letta. Attorno a quella tavola rotonda adesso sono spariti molti commensali. Tutti. È con quell'avvicendamento che è nato il secondo Berlusconi e si è perso il primo? No, è che avendo smesso di fare l'editore, perché poi lo fa il figlio, lo fa, ma avendo fatto il politico, tutti quanti noi che non facciamo politica, ma abbiamo continuato a fare giornalisti e questo mestiere, che ci sedevamo a fare lì, non c'eravamo più, è ovvio. E quindi è proprio una questione, mentre Gianni Letta, che era seduto prima lì, ha poi continuato, perché il sottosegretario della Presidenza del Consiglio, Federico Confalonieri, è il presidente in Mediaset, ma Mentana, io e altri, che erano i direttori di Rete, che stavo a fare. Cosa le piace della televisione di oggi? A me piacciono un po' i talk, io guardo Linea Notte, di Mannoni su Rai 3, pezzi di Ballarò. Mi piace, perché mi piace la cronaca, Quarto Grado di Salvo Sottile, pezzi di straordinari di Crozza su La 7. Beh, poi guardo un po' di canali, tipo, che ne so, guardo molto il telegiornale, guardo sempre il telegiornale Sky TG24, ma sempre mi complimento. Credo che uno dei futuri sia proprio l'All News. Più che sufficiente. I magri sono tristi, i medici però a volte si divertono a fare terrorismo psicologico con quelli che non sono magri. Quando si è ad un bivio, come si fa a prendere la decisione giusta? Bisogna non esagerare, il problema è questo. Io sono stato un 25 kg più di quelli che ho adesso ed era troppo. Io non sono mai dimagrito per fatti estetici, ma per fatti di salute. Detto questo, io sono ingrassato a 13 anni e a mia madre dicevo nell'età dello sviluppo dimagrirà, non mi sono mai più sviluppato, cioè non sono mai dimagrito. Bisogna saperlo gestire anche il grado, bisogna essere, come dire, avere un po' di pancia, insomma essere un po' sovrappeso ma contenti di esserlo, senza essere esagerati nell'essere contenti di esserlo. Come in musica. Solo gli idioti non cambiano idea. Poi tenga presente che quelli alti e quelli troppo magri sono malati. Io ne ho sempre avuto la certezza. È sicuro, guardi. Dicevamo, solo gli idioti non cambiano idea. Lei ha sempre amato i cani, da qualche tempo nella sua vita è entrato anche un gatto. Ora esce un mio libro per Mondadori che si chiama Preferisco i cani e un gatto. Nella vita c'è sempre tempo per cambiare? Sempre. E per Montanelli proprio diceva, la coerenza è la virtù degli imbecilli. Bisogna non avere paura di cambiare idea anche. Sei motivato, quelli che sono, io sono una persona coerente, sei pure un imbecille, perché le cose cambiano e quindi bisogna cambiare. Paure, lei deve rinunciare alle gite in barca con la sua compagna di vita perché dicono che abbia paura del mare. Le paure vanno affrontate o assecondate? Io non ho paura del mare, rinuncio alle gite per pigrizia assoluta, perché non so dove mettermi, perché è una cosa di pigrizia, in quelle a vela devi pure lavorare, tira su, cioè quindi le paure. Io non ho grandi paure, se lei pensa che i signori della mafia mi hanno messo 70 kg di tritolo al 14 maggio del 93, fuori in quando io passavo la macchina insieme a mia moglie, e io, fino a che non sono arrivato a casa, ho pensato che fosse scoppiata una tubatura del gas, quindi paure, eppure me ne erano mandate,
lettere anonime, la mafia, di minacce. Io ho paura di non tanto di morire quanto di avere malattie lunghe e dolorose, quello sì. Quella è una paura, però non ci posso fare niente se c'è, c'è. A proposito di quell'attentato, oggi c'è la TV del disimpegno. Lei ha posto la firma sulla TV invece dove ci si impegnava in prima persona. Fecero quell'attentato perché volevano colpire quello che in quel momento storico era il simbolo della lotta alla mafia. Sì, non è quel momento. Io erano tre anni che gli rompevo le scatole. Hanno fatto il loro mestiere come io facevo il mio. Io faccio il giornalista che denuncia, loro hanno fatto i mafiosi che cercano delle vatte nel mezzo. Oh. A distanza di oltre 15 anni, ne è valsa la pena? Sì, che cosa? Di subire l'attentato? Sì, ne è valsa la pena perché non mi sono fatto un graffio né io né mia moglie né cane. Se no, non ma come faceva sta domanda. È valsa la pena di impegnarsi così tanto comunque contro la mafia? Assolutamente sì, di impegnarsi comunque contro i cancri di questo paese, contro le ingiustizie, contro le sopraffazioni, sempre e comunque. Ai giovani che cosa si sente di consigliare, Maurizio Costanzo? Di avere pazienza, e ce ne va purtroppo tanta, e umiltà. Che vi devo dire? Io sono convinto che le cose in parte cambieranno, capisco che essere giovani è sempre una rottura di palle assoluta ed è difficile e faticoso. Abbiate pazienza e siate umili. Comunque, essere giovani è sempre complicato. Per concludere, come pensa che verrà ricordato tra 20 anni? Ma è stata una brava persona, un buon professionista, mi basta questo. Pensi che io non sono né cavaliere della Repubblica, né come non voglio titoli. Io vorrei che uno dice, è morto il signor Costanzo, una brava persona. Basta. E tra 100 anni, perché in genere poi i meriti vengono riconosciuti a molta distanza, a 20 anni sarà ancora sulla briccia. Ricordi quando fece il talk show, lo diranno non tanto, chissà che ci sarà al posto di internet, saranno degli omini piccoli, che ne so, verdi, che fa, dei robot, non lo so. Poi senta, a me basta che mi ricordino i miei amici, quelli che rimarranno, i miei figli, i miei nipoti. E poi dice, ma chi era Costanzo? Un ballerino, vai. Grazie Maurizio Costanzo. A voi, auguri.